di quello che si poteva immaginare. Poi io non so i fatti delle persone, lungi da me, però molti hanno detto, lei come la conosce mia madre, che è una cosa preoccupante. Il problema numero uno. Problema numero due. Allora, Mina è un assistente sociale ed è molto, molto, molto presa dalle problematiche sociali. Lei fa questo mestiere perché ci crede. È una missionaria, è una donna della borghesia che vive nei quartieri spagnoli, che è la periferia in centro della città, la periferia molto hard di Napoli. E lei però è portatrice sana di questa situazione fisica, che non è molto adatta a un assistente sociale nei quartieri spagnoli, perché Mina, come dire, ha il fisico, diciamo, non mi viene la parola, ha un fisico, come dire, è prosperosa, e cerca di mascherarsi, no? Cerca di nascondere, perché è una cosa che distrae. Siccome gli uomini nei quartieri spagnoli, così come i giapponesi, hanno una statura media, chissà perché, cioè i maschi hanno una statura media, si ritrovano tutti quanti all'altezza della situazione, diciamo. Siccome tendono a dare del voi, come si usa dalle parti nostre, e non distolgono lo sguardo, sembra che parlano, voi come state, cioè, senza togliere lo sguardo di là. E quindi Mina ha la triste sensazione di parlare attraverso le esatto, e quindi, diciamo, vive male questa situazione, perché lei vorrebbe tanto essere una donna impegnata nel sociale, eccetera eccetera, però puntualmente si ritrova e allora si maschera. Un paio di volte le capita in questo libro di sbagliare vestiti, insomma, diciamo, una prima volta per sfuggire al problema numero uno le si è ristretto il maglione, la seconda volta prende una camicetta un po' alla cieca dalla ed è una camicetta che porta, sapete, quelle cose a cuore, che in una così non si può fare. Si va troppo tardi, se ne accorge di essersi messa questa camicetta, e da lì in poi le succedono un sacco, poverina, un sacco di... Io devo dire che quando ho scritto Simina, pensavo tra me e me, perché uno poi pensa alle attrici, no, che dovrebbero interpretare, pensavo alla mia amica, che è Valentina Rodolini. Valentina Rodolini, secondo me, si presta molto per fare Mina, però invece in televisione la farà Serena Rossi.